Buonasera a tutti, appassionati di podismo, in questo caso qui mezza maratona, città di Arezzo, campionato italiano master di mezza maratona. Con me questa sera a commentare questa trasmissione ci sarà Fabio Fiaschi, che è stato anche lo speaker della manifestazione, e poi Moreno Sinatti. Ecco Fabio, prima di tutto buonasera, ben ritrovato in questa occasione. Sono le occasioni che quest'anno sono state un pochino più rare anche nel percepire e nello sviluppare diciamo nel territorio. Diciamo che appena è stato possibile l'Unione Polisportiva è ripartita alla grande. Ecco, qui fra l'altro abbiamo fatto diciamo il sabato pomeriggio queste gare di velocità nel Corso Italia, è stato uno spettacolo, una novità, una promozione sui 50 metri in cui i bambini dai 6 ai 11 anni si sono cimentati in batterie e poi addirittura finali. A tutti è stato dato il premio di partecipazione, la medaglia che è stata l'emblema della Maratona Città d'Arezzo 2021, e poi una t-shirt offerta anche da Decathlon. E poi ci sono state anche delle iniziative collaterali come quella dei ginnasti del Corpo Vigili del Fuoco, che hanno veramente allietato questo pomeriggio, diciamo abbastanza diciamo movimentato, in attesa della manifestazione del giorno successivo. Moreno, quindi anche queste sono iniziative che sono servono positive per fare vedere, per far invogliare la gente a venire, anche perché non doveva venire, perché essendoci questa pandemia in corso. Però ecco, rispetto a 2 anni precedenti avevamo fatto più iniziative. Quest'anno proprio sempre per quel motivo lì siamo ridotti abbiamo fatto solo 2. Però ecco, sono state 2 bellissime manifestazioni e insomma sono riuscite benissimo. Ecco, qui intanto abbiamo la famosa piazza Guido Monaco, che l'abbiamo vista recentemente in occasione anche della scalata al castello nel centro cittadino, ancora una panoramica della città. Ovviamente quest'anno non sono i numeri di 2 anni fa. No, peccato, sì, perché la mezza maratona del campionato italiano master di solito va da 1500 a 2000 persone, e quest'anno ne avevamo 550 iscritti e partite quasi 500, quindi c'è stata una moria per strada, la gente non si muove più da casa, anche le società non sono più organizzate, non sono organizzate ancora per poter fare le trasferte, e quindi hanno partecipato molti singoli e qualche società che aveva intenzione di vincere il campionato. Ecco Fabio, qui siamo alla partenza di questa competizione, abbiamo diviso i concorrenti in 2 griglie e poi i concorrenti sono partiti con la mascherina, poi ovviamente qualcuno se l'è tolta dopo poco, però insomma ecco, tutto sommato sono stati abbastanza corretti. Beh, queste sono le immagini forse più belle, no? Il momento in cui si riparte, in cui il sogno ritorna realtà, perché ricordiamoci che lo scorso anno per tutta una serie di motivi anche la maratona Città d'Arezzo ha dovuto saltare causa pandemia, e qui è sempre lo spettacolo via Roma, la zona della piazza Guido Monaco, e qui poi sarà il gonfiabile appunto con scritto arrivo, ben 600 persone secondo me fra una cosa o un'altra hanno preso il via. E poi quest'anno è andata così, diceva sì, appunto Moreno, che ahimè, secondo me perché le società ancora non sono riorganizzate, esatto, mettiamolo così. Manca perché una la voglia forma di correre ristrutturata, sì, viene ristrutturata perché ancora ci sono delle perplessità, sia per quanto riguarda gli atleti che devono ancora completare. Anche noi che siamo una società abbastanza numerosa, la metà delle persone non hanno gareggiato, molti non hanno fatto il certificato, non hanno fatto... Non erano preparati anche fisicamente. Anche psicologicamente, perché fare una 21, ieri era anche abbastanza caldino, era abbastanza afoso, mi hanno detto. Insomma, si è visto gente che è arrivata a fondo abbastanza... In difficoltà, sì, in debito. Sì, no, la preparazione è un pochino mancata da parte di tutti, anche se poi abbiamo visto che i tempi, tutto sommato, molti hanno fatto dei propri personali, quindi significa che il percorso di Arezzo è adatto per raggiungere anche certi obiettivi. Ma secondo me c'è una contraddizione in questo periodo, no? Tra le persone, poi lo vedremo fra anche le ragazze di Top Runner, diciamo così, gli amatori evoluti che fanno il personale Arezzo, e qualcun altro che fa fatica, fa 21 km, che magari fino a ieri non aveva assolutamente problemi. C'è una contraddizione tra quelli che si stanno allenando ancora, magari forse più di prima, determinati, e qualcuno che diciamo ha mollato un attimino la presa. Forse perché è mancata proprio la parte agonistica, cioè mentre prima... C'era un abitué che ogni 3 giorni facevi una gara, quindi eri sempre sotto tensione, sotto stress. Ora invece l'hai presa un pochino più tranquilla, ma tanto dicevano mi alleno, faccio una prima preparazione. Però dopo anche il risultato tecnico, se te non hai la parte agonistica, viene un pochino a mancare.
cosa che non manca, per esempio, a loro, che continuano sempre, correvano forte prima, correvano forte adesso e correranno molto ovviamente forte domani i nostri amici atleti africani. Ci sono stati 9 atleti che hanno gareggiato, hanno corso sotto 1:04, quindi insomma è... Il tecnico sì, era buono. E qui abbiamo visto intanto un Vangi Lamulu che aveva vinto la Scala del Castello, la prima esperienza nella mezza maratona, che poi purtroppo ahimè, ha pagato anche questa cosa qui. Ecco, dicevamo che gli atleti sono partiti forti, addirittura 2:45 il primo 1000, 5 e mi sembra il 35 il dato di passaggi, 8:40 nei 3000, insomma, quindi risultati diciamo che insomma, difficile a volte per molti raggiungere, per loro è una cosa normale. Vediamo un Vangi sempre a tirare, poi Mukundgu, l'atleta diciamo keniano che non aveva un personale ben precisato, però che ha tirato la gara. Insomma, ecco, vediamo questo gruppetto che ormai sapevamo potesse essere il gruppo dei protagonisti di questa competizione. Ovviamente gli africani in questo caso qui sono stati i maggiori protagonisti, una decina di atleti che poi con l'andare del ritmo, qui vediamo Calale, atleta che vincitore anche di una scalata al castello, addirittura secondo anche in, diciamo nella mezza maratona. E qui vediamo il gruppetto delle donne, anche qui un gruppetto a sé stante, Fabio, che poi non si lasciano andare. Qui Manfredini che prova a tirare davanti alle ragazze, anche perché questi sono i migliori amatori, e qui l'altro Cuneo e poi Rutigliano. E Rutigliano. No, questo è Antonio. Il nostro amico della Puglia, Domenico Ricatti, detto Mimmo, per gli amici, che fratto è stato nazionale di maratona, aveva anche un ottimo risultato, insomma, ha partecipato qualche volta anche alla scala del castello. Quindi personaggi, quindi intanto vediamo l'immagine dal drone realizzata proprio al passaggio lì da Piazza Guido Monaco. E qui intanto vediamo la Mulu insieme alle atlete della Run Together, che erano chiaramente le maggiori antagoniste su questo, ma la sorpresa, diciamo, forse di questa edizione è stata la presenza anche dell'atleta diciamo inglese, che a sorpresa ha fatto un risultato importante. Ma intanto andiamo a vedere qui in via Petrarca, in cui diciamo anche l'organizzazione si è adoperata per cercare di permettere anche eventuali parcheggiatori della Catona di poter uscire in sicurezza e al tempo stesso mettere in sicurezza anche gli atleti. Ecco, direi, Fabio, qui anche la Polizia Municipale è stata fondamentale, il servizio d'ordine, il servizio anche della Protezione Civile, che ha permesso in sicurezza di correre come atleti e sicuramente anche i automobilisti di poter fare le proprie cose. Beh, una mezza maratona sicuramente comporta la chiusura di almeno un terzo della città di Arezzo, mi immagino, fra una cosa o un'altra, almeno qualche strada sicuramente. Qui proprio l'inglese, eccola che dicevi qua. Prima, eccola Hawkins, qua, sì. Con il petrolio 550. E quindi sicuramente questo sta a voi, che sicuramente lo sapete meglio di me, che ringraziare a partire ovviamente alle forze dell'ordine, comuni, vigili, carabinieri, tutti quelli che in questi casi scendono in strada a fare una cosa diversa, a tutelare il più possibile i nostri amici podisti. Ecco, qui abbiamo i master, che però master anche di un certo livello, perché come abbiamo visto Rutigliano oppure abbiamo Ricatti. Visto Ricatti sono nella breccia, insomma ancora persone che vanno sotto l'ora e 10, quindi significa che possono fare la loro parte in maniera molto molto dignitosa. Gli anni passano per tutti, mi verrebbe da dire, e però mi verrebbe anche da aggiungere, sicuramente numericamente la maratonia di Arezzo non ha rispettato la tradizione degli altri anni, anche per il discorso della pandemia, abbiamo detto prima, però pochi ma buoni, perché abbiamo visto prima, che guardavamo un po' di risultati, ben 140 atleti sotto 1:30, forse non dico che è un record per Arezzo, ma sarei curioso di andare a vedere gli scorsi anni, perché gli atleti che erano presenti, soprattutto le due società più numerose, Atletica Paradico e Casone Noceto, dove vediamo anche l'Anna Nano, che anche lei si è comportato molto bene, e sicuramente erano scesi con una squadra agguerrita, molto agguerrita, con atleti che andavano per la maggiore. Sono convinto che anche fra le fanciulle siamo arrivati tranquillamente una quarantina di atleti sotto 1:40. Tenete presente che a volte con 1:35, 1:40 qualcheduno vince qualche mezza maratona. No, ma noi abbiamo qui arriva il quarantesimo. Esatto, magari. No, qui abbiamo notato che quest'anno, per esempio, anche le italiane, che di solito non rientravano nei bonus
che abbiamo messo a disposizione sotto l'ora e 23, ce ne sono ben 5 sotto l'ora e 23, tutte italiane, quindi atlete che insomma hanno avuto l'opportunità. C'era l'atleta di spicco, però c'era l'atleta. Intanto vediamo la Mulu e l'altra atleta, Lomosa, che in testa si sono accoppiate proprio lì verso il quarto chilometro, si sono messe insieme, hanno staccato un po' tutte le altre, ma dietro comunque si muoveva molto anche gli incalzi. Qui intanto invece il gruppo di testa sembra quasi compatto, quasi. E viaggiavano intorno a 2,45-2,50 a chilometro, quindi per chi corre sa cosa significa andare a quei ritmi lì, insomma, ecco, tanto per capirsi. Qui l'unico che si era staccato mi sembra Oliver Ilabaruta, che comunque aveva fatto le Olimpiadi poche settimane fa nella maratona, abbia subito qualcosa, molto probabilmente avrà staccato un po' la spina all'atleta di Giambrone, il primo che si è staccato, diciamo così. Però ovviamente se vieni dalla maratona, hai tirato magari per 2 o 3 mesi, in mese d'agosto te lo sorpreso un po' tranquillo, a fine settembre è probabile che non sei in forma per correre a 2,50, magari comunque continui sempre a correre a 3 o 3,5 km. Certo. Qui c'è proprio un'alternanza, lo Curraro per esempio che va avanti, poi dopo c'è Kecce, Solomon è un altro che poteva diciamo addirittura scendere sotto l'ora 1, però è chiaro che dopo la gara la fa diciamo tutte le fa le gambe, la fa soprattutto. Qui vediamo anche Tion Gic, che è un personale sotto l'ora 1, però ha accusato anche lui. Probabilmente il caldo afoso della mattinata di domenica ha provocato anche questo, insomma, ecco, tutto sommato, benché siamo partiti alle 9:30, la temperatura sembrava abbastanza tranquilla, ma poi con il passare dei minuti diciamo la temperatura si è alzata. Non c'era quel sole, ma c'era quella cappa che forse era peggiore del sole in sé. Ma mi verrebbe da fare un paragone, Arezzo chiama Berlino, ieri c'era la maratona di Berlino, finalmente abbiamo ricorso ripartita una major, una delle maratone, 6 maratone più importanti al mondo. A Berlino di solito si fa 2 ore 2, 2 ore 1 quando va male, ieri hanno corso in 2 ore 6, tra cui Kenenisa Bekele che è arrivato terzo, perché anche a Berlino c'era tanto caldo. E non sembra, ma le temperature a volte, diceva, uno corre bene con 20 gradi, sono 15. Corrono un pochino meglio, specialmente le distanze un pochino più lunghe. La velocità ha bisogno invece di caldo e quindi questo permette di fare anche dei risultati tecnici migliori. Intanto qui vediamo proprio in mezzo al gruppo il protagonista della competizione, Mkongo, che è un atleta keniano che è nel gruppo di Giambrone, quindi atleta che anche lui sicuramente è una delle prime esperienze nella maratona, questo atleta. Vangi invece piccolino, passetti veloci, sembrava che anche in questa occasione potesse dare una stoccata alla competizione, poi dopo nel proseguo della gara anche lui è probabilmente accusato, vediamo proprio, sembra un bambino di 15-16 anni. Frequenza molto frequenza molto veloce. Passi, E qui poi lo vedremo alla fine, il pettorale, l'unico con la maglietta tutta blu, il pettorale numero 9, che adesso vediamo affiancare in testa, sembra che quello che in questo momento stia correndo, diciamo, un po' più rilassato. Sì, un po' più sciolto, ma poi ci saranno delle immagini, può darsi che la telecamera l'abbia poi inquadrate, in cui proprio c'è un momento di stacco. Ecco, qui intanto vediamo invece l'atleta inglese, la Okeden, che effettivamente era partita in sordina, suggerito anche da altri componenti, diciamo coloro che conoscevano la gara, dice parti con calma perché la gara è molto lunga, quindi è la seconda esperienza nella mezza maratona, pertanto ha dovuto fare un pochino di controllo. E qui vediamo la Mulu invece che con quel passo lungo, diciamo il tronco molto corto, sembra pesante il passo, corre proprio, però nelle istanze brevi viaggia forte. E poi lì accanto invece la protagonista femminile, invece la Omosa, che sembra che abbiano un passo costante e continuo. Qui ancora sono insieme, qui vediamo invece Cuneo, uno insieme a Ricatti, sono i due atleti, diciamo, italiani che stanno inseguendo. Ovviamente il passo dei Battistrada è completamente diverso, insomma è un altro ritmo. Comunque Cuneo è stato presente anche in occasione della scalata al Castello, quindi atleti che ritornano, diciamo, nella zona di Arezzo, significa che forse la città comincia a essere apprezzata. E qui vediamo il passo lungo, vedete, proprio della Mulu, che stranamente sembra quasi che sprechi energie superiori a quello che dovrebbe fare, insomma. Come si direbbe a scuola, professor Sinatti, da rivedere. Sì, quello sicuramente. Però i tempi poi sono venuti fuori. Qui vediamo intanto al passaggio
Ecco, gli atleti sono passati addirittura al 10° chilometro, che era in zona Giotto, intorno ai 28 e 35 e 40, qualcosa del genere. Quindi per farvi capire quali tempi, su che ritmi andavano questi atleti. Quindi intanto vediamo i passaggi, ovviamente gli stacchi sono abbastanza importanti tra uno e l'altro concorrente. Sicuramente c'è stato molta più selezione dopo, dal 20° in poi. Cioè, se pensiamo che Nizzi Vincunda, che ha vinto la corsa di Castelbuono, aveva già un distacco di circa 300-400 metri, vi fa capire anche il ritmo che hanno impresso i battistrada. Qui intanto vediamo Calale, che anche lui è sceduto un pochino nella zona diciamo di via Leoni e via Petrarca. Qui invece il gruppetto si è assottigliato, sono rimasti in quattro dietro la spinta, addirittura la spinta di Nkungu è stata perentoria quando proprio all'undicesimo chilometro ha cominciato ora dovremmo vedere proprio l'azione. Ecco qui, è l'azione in cui va a spingere. Guardate, in questo momento siamo al ristoro di via Piazza Guido Monaco, siamo e sta spingendo, undicesimo e mezzo circa. Esatto, sta spingendo, si controlla dietro, controlla, poi vede che probabilmente non riesce a fare la differenza, diciamo così. Attaccare, allora desiste un attimino e cercare quasi di farsi risucchiare dal plotone. E qui vediamo un Burugu, un altro atleta che ha vinto la scalata al Castello nel 2017, che cerca di inseguire. E chiaramente qui gli stacchi cominciano ad essere abbastanza importanti, sono un coach, anche questo. E poi qui invece siamo sempre sulla prima donna, l'atleta Omosa Teresia Juan Boca, che c'è anche il marito che correva, questo, esatto, sì, sono due moglie e marito che corrono tutti e due, però questa qui è abbastanza, mi sembra anche strutturata addirittura, quindi per una maratona è abbastanza, diciamo, una struttura abbastanza forte, sembra che possa spingere. Però sappiamo che la Run Together i propri atleti lì, non dico li seleziona, ma insomma, ecco, li plasma in maniera tale che possano fare un risultato anche importante. Qui vediamo proprio nel tratto di via Giotto questi atlete che stanno diciamo correndo, a volte anche da sole, perché poi sai benissimo, Fabio, che in certe circostanze, quando i numeri non sono migliaia e migliaia, sì, ma ci sono dei tratti anche abbastanza isolati. Negli atleti d'élite è più facile rimanere soli, perché bastano 10-20 secondi, mentre nel gruppo degli amatori c'è uno che corre come te, lo trovi sempre. Qui invece è molto, molto più difficile trovare, ma infatti questo mi sembra che gli stia davanti sempre per tirare la gara. Io non so chi è questo. È Fabio Conti. Conti, che è andato sì, molto bene, sapeva chiaramente che con il ritmo era quello, sì, con la presenza, diciamo, della donna, di poter raggiungere un risultato interessante. Lui sapevamo che era sotto l'ora e 10, quindi ha fatto un ritmo come la donna, la stessa cosa, quindi vediamo se riusciranno a mantenere questo ritmo anche nel proseguo del secondo giro. Quindi vediamo una Mulo che è già al passaggio. Fabio, l'avete vista un po' in difficoltà? Sì, corre con queste ampiezze che sono spropositate, spreco di energia, le braccia che non si sa dove vanno. Molto molto meglio l'inglese che passa adesso, zitta zitta. Logan Verity, chiaramente questa qui si è un gruppetto giusto, esatto. Poi campione, è arrivata terza agli europei indoor dei 3000, quindi personaggio che ha 5.03 nei 5000, insomma 15.03, sì, c'ha 31 e qualche cosa nei 10.000, insomma, quindi non è una sprovveduta, detto internosso. Probabilmente in occasione della scalata del Castello può darsi che potesse essere anche una delle protagoniste, e l'abbiamo invitata anche l'anno prossimo, quindi potrebbe anche verificarsi che sia presente. Abbiamo visto anche Silicani, un atleta che corre molto spesso qui nelle nostre parti, però ora corre per l'Atletica Paratico, e quindi ha portato la squadra a poi a vincere la classifica squadre nazionali, il titolo italiano. Ecco. Sì, direi. Poi c'è qui Claudio Nottolini, che credo si arriverà secondo nella sua categoria, secondo, sì. Anche lui è il personale. Metti, poi, ecco, vediamo qui il Don, il prete dell'Atletica Paratico. Torresani, sì, che è un personaggio, dice, a parte è parente qui ad Arezzo, quindi Pinamonti, e soprattutto è uno specialista delle corse in montagna, più volte campione italiano di corsa in montagna, però anche nella mezza maratona. Ora è l'ultimo anno della categoria, quindi qui è arrivato terzo, è arrivato in occasione della maratona città d'Arezzo, però l'anno prossimo sarà, diciamo, il più giovane di quella categoria successiva, quindi si rifarà. Però è un tenace, è un coriaceo, insomma, ecco, sotto questo aspetto qui.
Intanto vediamo Pellegrinelli, poi vediamo Roggiolani transitare anche fra gli aretini e poi Pastorini. Ecco, abbiamo notato, Moreno, che anche da parte, diciamo, degli atleti aretini non c'è stata una grande partecipazione, proprio perché non sono preparati per poter sì, infatti c'è gente che si allena, fa gli stage per fare le mezze maratone e poi non partecipa. Ma perché probabilmente, sai, qui si mettevano forse anche in gioco alcune, diciamo, la propria personalità, la propria immagine. In altre occasioni, quando facevamo le mezze maratone, qui c'erano anche più partecipati, esatto, no, sicuramente 2000 persone, questi sì, sapevano che era meno partecipata, hanno visto in base agli iscritti che c'erano, e quindi molti non si sono iscritti perché non lo so. Ecco, qui intanto vediamo Mukungu che chiaramente è al comando della gara, qui quando siamo intorno al 13° chilometro e a questo margine di vantaggio nei confronti di Nyakundi, che probabilmente rimarrà fino alla fine, poi la vedremo ancora nel proseguo della gara, però ecco, gli stacchi sono abbastanza contenuti in questo frangente, sembrerebbe quasi che la cosa possa essere anche recuperata. Però sappiamo benissimo, per chi ha corso come noi, quando c'hai 20 metri di vantaggio è difficile recuperarli, in pista ancora di più, ma anche su strada, a meno che non ci siano delle variazioni, no, anche di percorso. Se sei un atleta che sei preparato, ti conosci e sai che quel ritmo da portare fino in fondo, penso che è difficile, insomma, sbagliare se uno allunga. Lui ha tagliato, ha fregato 30 centimetri. Ma forse anche meno. Ecco, qui intanto vediamo che fra l'altro si confronta, cerca di chiedere supporto, e adesso c'è il ricongiungimento fra i due battistrada, perché a volte anche rimanere sole, Fabio, te mi insegni che, insomma, ecco, le gare lunghe è un problema anche essere soli. Sicuramente sì, perché poi alla fine non sai mai se do tutto, provo ad andare, perché magari anche una mezza maratona, qui era, se non ho visto male il cartello prima, era il 13° chilometro, quindi poi alla fine comunque te ne manca ancora 7 fra una cosa o un'altra. E non c'è la vento, quindi anche questo vuol dire tanto. Io ho avuto un'esperienza nella maratona di diversi anni fa, al campionato italiano, in cui fino al 30° chilometro ero insieme a un altro atleta, poi questo qui si sentì male, rimasi solo. Qui salto tutto, sembrava che fossi isolato completamente, perdevo il ritmo che avevo acquisito in quel momento lì, eccetera. Quindi anche a livello, oltre che a livello mentale, ma anche a livello fisico, cali dopo. C'è da fare magari 3 o 4 km li fai in super spinta, magari 7 no, infatti ho visto, sembrava quasi che aspettava quell'altro. Sì, sì, sì. Però l'impressione che questo grande atleta, il pettorale numero 9, maglia blu, abbiamo detto, che in qualche modo aveva sempre in pugno la gara, l'impressione che ho. Comunque controllava sì, sempre. Una certa padronanza, sì, sì. Sì, una certa padronanza. Come dire, comunque ci sono, sto avanti, controllo, vado avanti. Probabilmente non c'aveva la velleità o forse la... diciamo la furbizia di tentare di fare un tempo più, diciamo, più forte, più bello, diciamo, non era sicuro, quindi non lo sapeva neanche lui, probabilmente risultati. Essendo le prime esperienze nella mezza maratona, dice, non so se riesco ad arrivare in fondo poi e poi raggiungo l'obiettivo che mi prefiggo, già dice arrivare in fondo e poterla vincere già è importante. Quindi intanto vediamo proprio ancora la Teresia Omosa, che ovviamente sempre insieme a l'altro gli faceva da sembra stato lì palese quasi. Si girava per vedere se c'era, e considerando che è andato forte anche Conti, perché noi sappiamo che Conti quando si è iscritto diceva intorno a 1,8-1,9, ha fatto 1,9 e qualcosa, quindi all'ultimo sicuramente lasciato, allora. Certo, alla fine ha lasciato la tenuta fino a che poteva tenere, poi dopo o ha resistito lei oppure lui ha aumentato il ritmo, probabilmente in virtù proprio degli ultimi chilometri. Ecco, vediamo ancora, si gira dietro, sembra quasi veramente la voglia portare con sé, e poi ecco qui la vediamo un pochino leggermente più appesantita. Qui siamo via 25 aprile. Sì, qui sembra sì, siamo intorno al parco. Il parco Pertini, sì. Qui anche lei sembra che, come dire, il ritmo, che poi comunque magari andava per 1:10, poi alla fine, se non ricordo male, ha fatto 1:11, alla fine ha perso qualcosa, però è rimasta attiva, mettiamola in questo modo. Chi ha perso di più, abbiamo visto la società dell'Ambra, che proprio è scomparsa a un certo Mulo, punto poi dalla nostra radar. Fra l'altro, proprio ecco, lei crolla intorno al 15° chilometro, quindi quando veramente la gara cominciava a entrare nel vivo della situazione. E probabilmente non sappiamo neanche le motivazioni per il quale si è fermata
però se non aveva è finita la benzina, aveva finito probabilmente, quindi è andato anche sotto quell'aspetto lì e ha creato qualche difficoltà. Qui intanto siamo sempre nella zona di Giotto, dove c'è stato il secondo ristoro sia in andata che in ritorno, e vediamo che per fortuna ci hanno permesso di utilizzare anche i bicchieri per poter venire incontro anche alle esigenze. Eccolo là, per terra, vedi, laggiù in fondo, l'avete vista? Eh sì, laggiù in fondo. Esatto. Era un attimo... E qui intanto vediamo invece l'inglese che in per terra, anzi sta crescendo metri dopo metri, insomma, ecco, cercando proprio di, non dico di andare a insidiare la battistrada, ma vicino gli si è arrivata, insomma, ecco, perché effettivamente il distacco fra la prima seconda mezza che faceva l'inglese, quindi aveva, quindi c'è una differenza di un minuto, quindi 300-400 metri, aveva pensato 1.14 e spiccioli, ha fatto 1.12, ha abbassato di 2 minuti, quindi insomma 1.12.26, quindi non è male, non è, sì, effettivamente non è male. E qui vediamo però questo passo abbastanza, non è fluido però neanche, diciamo, più che altro è costante. Ha una struttura fisica questa che è abbastanza possente, insomma, ecco, quindi non è di quelle che longilinee, le famose, diciamo, atlete keniane che sì. Gazzelle, insomma, sembra questa, più da 10.000 in pista. La vedo anch'io, la vedo più, sì, più strutturata per un discorso quasi da pista che non da corsa su strada. Quindi intanto invece siamo tornati sul gruppetto, sulla coppia di testa che si è ricomposta, probabilmente, come dicevi prima te, è suo marito questo, Sì, confermo, l'avevo capito, perché tentavano di fare una doppietta sì. Quasi doppietta. Sì, ma vediamo, io diciamo Munkungo non lo conoscevo e quindi ma è stata forse anche una sorpresa. Però con gli atleti è la prima volta che gareggiavano in Italia, quindi... Ma poi vediamo che questa atleta qui c'ha un fisico, anche se da un punto di vista forse estetico non è il massimo, perché vedi che faccia anche, però è efficace, perché quando uno ti viaggia intorno all'ora 1 vuol dire che nelle gambe ce l'ha, perché se no non io mi ricordo così. Non so se mi ricordo De Castella era, cioè aveva un fisico, era un maratoneta, sì. Era abbastanza strutturato. Mm-hmm. Però vinceva. E qui vediamo invece abbastanza, ecco qui con il petrolio numero 5, proprio Nyakundi Dixon Simba, e qui ancora c'è un allungo e qui si comincia a vedere qualcosa nella parte conclusiva di questa competizione, in cui gli atleti vanno a cercare di spingere per cercare di staccare gli avversari, perché qui siamo sì intorno, siamo in via Minonapopi, mancherà circa sì, sì. 3-4 km alla conclusione, 3 km alla conclusione, perché ora c'è tutta la zona di zona Giotto, dove beh, tutto sommato via Beato Angelico si va in fluidi anche come sì, ritmo, qui, perché il qui percorso è favorevole, qui appena favorevole, quindi no, qui ancora siamo in via Conetana, via Trento Trieste questa. Però già qui ha preso un bel margine di vantaggio, sta spingendo bene l'atleta, diciamo, keniano, e adesso ecco si porta sì verso la zona, ecco qui siamo in via Beato Angelico, siamo entrati nella zona interna di zona Giotto, e qui ecco, probabilmente una zona in cui si riesce anche a correre, se uno ha ancora sì, le energie, a correre meglio. È abbastanza favorevole qui. C'è un dislivello di un metro, ci sarà, però è favorevole. Non è come se andava alla Pace che era sfavorevole, qui è proprio favorevole. E qui il vantaggio mi sembra sia già abbastanza netto, perché qui ora magari la telecamera può schiacciare un po', ma una cinquantina di metri... Qui siamo a circa un chilometro dall'arrivo qui. E qui vediamo, ecco, già i primi doppiati che ci sono in questa, quindi diciamo ne sono stati doppiati non tanti, una trentina di persone, dall'altra parte invece il flusso degli altri atleti che fanno ovviamente il percorso dall'altra parte. Qui siamo al 20° chilometro, siamo al 20° chilometro... E qui il vantaggio è... Qui siamo in via Giotto. Sì, qui siamo proprio all'ultimo chilometro, ecco, qui addirittura vedo dall'altra parte che incitavano le battistrada. Qui c'era il decimo. Sì, l'altro passaggio. E qui abbiamo diviso la zona proprio di via Giotto con diciamo, il nastro. E qui siamo proprio a 400 metri circa. Siamo nella fase finale, vedo che sta spingendo forte. Vede l'arrivo, vede lo striscione dell'arrivo.
e farà un grandissimo tempo. Ma io vorrei sottolineare, ricordiamoci questo campionato italiano di Fidal Master, ripeto, comunque la partecipazione a livello di qualità era altissimo, perché sì, non mancavano, hanno partecipato solo quelli che potevano far bene, ottenere qualcosa. Sì, sì, è mancato forse la squadra di Bari, che era fra quelle. Vabbè, un pochino, sì, non è, sì, che però non ecco, niente di particolare. Poi il resto, diciamo che anche la Polisportiva Procciano si è espressa bene, perché sì, giungendo la seconda nelle, da dire, anche maschile. La Toscana non è che gli piace molto venire a correre ad Arezzo, perché non c'era pochissima parte. Escluso quelli di Grosseto, non c'era di Firenze nessuno, di Massa nessuno, Carrara nessuno, Livorno nessuno, insomma, o uno o due, insomma, ecco. Ma sai, questi campionati qui oggi, a parte 3 o 4 società, poi il resto non c'è grandissime cose, Moreno, in giro. Forse penso all'Alpa Puane, che può avere un gruppo amatori. Che si può dire gruppo amatori. E ma qui resto... intanto vediamo l'arrivo del vincitore, che fa proprio un salto nel finale. Quindi Mkungu Mpanuel, Kenya, con il tempo di 1:01:39. Al secondo posto è Nyakundi Dixon, 1:01:55, sempre Kenya. E poi al terzo posto invece Solomon Kutch con 1:02:42. Intanto vediamo, ecco, l'arrivo e l'abbraccio fra i due protagonisti di questa competizione. E comunque sia, diciamo che tutto sommato abbiamo rivisto anche un po' di gente di pubblico lì ad assistere alla competizione. Ecco che intanto vediamo il terzo classificato. Siamo stati fortunati anche col tempo, diciamo, esatto. Perché 3-4 ore dopo trombe d'aria anche qui ad Arezzo, vicino, nei pressi, quindi siamo stati fortunatissimi. E questo è il podio. E questi sono i primi tre classificati. Poi ecco, abbiamo visto al quarto posto Mvangi, un pochino sottotono in questa occasione. Poi Mburugu, i due vincitori delle edizioni 2017-2019. E poi ancora, ecco qui, con il pettorale numero 10 invece Lol Kurraru, con il pettorale 6 invece Nitsibi Kunda, protagonista, diciamo, questa è un'atleta molto forte, però forse non è il periodo adatto per lui. Poi Calale, anche lui è tornato in Italia da poco tempo. Poi Cuneo, Irabaruta abbiamo visto in precedenza. Poi Cuneo Persi, l'altro atleta italiano. Ecco, è il primo del Master 35. Quello che è forte questo atleta. Il primo italiano assoluto dei Master, insomma, ecco, sarebbe. Da Rieti, se non ricordo. Da Rieti, sì. E poi vediamo Ricatti giungere al traguardo. Da Barletta. Ancora Kipengetici e Simon Rugot. Intanto siamo andati a vedere le ultime fasi della protagonista, quindi della Omosa Kwamboka Teresia. Eccola qua, vediamo che comunque ancora va a spingere, e direi che anche lei ha fatto un buon risultato, perché insomma non è che capita spesso di vedere atleti che scendono sotto l'ora e 12 a livello femminile. Fatta salve 2 anni fa con la Moseti, che poteva esserci anche qui ad Arezzo, poi invece è dovuta tornare in Kenya nel fine settimana proprio. E qui siamo proprio all'ultimo chilometro anche di questa competizione, che probabilmente, diciamo, l'atleta keniana ha sviluppato soprattutto intorno al 14-15 chilometro con la Mulu. Dopo, una volta crollata la Mulu, ha fatto quasi storia a sé. Sì, credo che hai pienamente ragione. Alla fine anche lei ha gestito bene. L'altra alla fine è crollata, forse ha ceduto anche un po' lei, perché se non ricordo male... Sì, era insieme a Conti, e potevano in proiezione scendere sotto l'ora 10, che sarebbe stato un grandissimo tempo, ovviamente, però sai... Sono mancati gli italiani, anche se in questo periodo c'erano altre gare, abbiamo visto Meucci in gara, la Epis in gara, ma poi il resto, sfortunatamente in questo momento, forse c'è un momento di fermo in qualche maniera anche degli atleti italiani, che comunque stanno allenandosi. Sì, ma che non ce ne sono tanti comunque, che fanno queste distanze. Io sono curioso di vedere quello che succederà il 10 di ottobre, se non ricordo 10.000, male, che c'è il campionato italiano di società. Vediamo, perché poi campionato di mezza maratona assoluto, che se non ricordo male sarà a Roma novembre, la prima di novembre. Quindi vediamo quello che succede. Sì, speriamo in una buona partecipazione. Novembre è già un altro periodo abbastanza più fresco, la gente può darsi che però ci sono anche tante maratone, sono reduci alcuni della maratona di Venezia, qualcun altro della maratona di Venezia, c'era ce ne sono tante, la maratona di New York, qualcuno che va. E quindi è chiaro che anche lì non sarà mai al completo anche questa operazione. Sì, le gare sono tantissime, quindi. Leggevo proprio sulla Gazzetta dello Sport
a Berlino ben 889 italiani classificati, dei 21.000 che sono arrivati della Monaco di Berlino. Una decina anche di Arezzo. Quindi vedi, poi alla fine i conti sono questi. E Berlino è una delle poche maratone che non si è spostata, perché domenica prossima, per esempio, ci sarà, cioè domenica prossima, la prima domenica di ottobre, ci sarà sia la maratona di Parigi, Londra, Copenaghen, cioè si recupera un sacco di gare, c'è l'imbarazzo della scelta. Ora posta, ora diventa un periodo molto fitto anche sotto questi aspetti. Torniamo a noi. E qui siamo all'arrivo proprio dell'atleta keniana, Teresia Omosa. Eccola qua, che intanto è arrivata anche Haji Mohamed in precedenza. E qui la Omosa che va a vincere addirittura, cioè, con il tempo di un'ora 11 e 26, direi anche un ottimo tempo. Abbastanza, diciamo, soddisfatta l'atleta diciamo keniana, giungere al traguardo. E qui al secondo posto invece abbiamo l'inglesina volante, chiamiamola così, che è proprio arrivata insieme a Bugli Lorenzo del gruppo podistico San Marino, e poi Di Brandi. Ecco qui poi si susseguono un pochino gli arrivi dei vari concorrenti. Questi sono gli amatori più evoluti, che sicuramente hanno corso intorno a un'ora e 13, un'ora e 12. Ecco, qui abbiamo la terza donna che abbiamo visto giungere al traguardo, è la Kabergey Brigitte, sì, l'atleta con 1:15:03, e poi al quarto posto la cavallina Naimane, e quinta, diciamo, l'italiana, la perugina, ecco, soddisfatta comunque, Silvia Tamburi, che ora fra un poco la vedremo ovviamente con il suo tempo intorno a 1:19, quindi chiaramente sta guarda abbastanza. Il 16, 1:17, quante persone stanno arrivando. Ecco, qui vediamo proprio invece. Ah, bellissima gara qui a Arezzo, contentissima di questo risultato perché non me l'aspettavo proprio. Sono venuta qui senza aspettative perché rientro da un infortunio, mi sono allenata 40 giorni fa la prima volta, sono venuta qui senza aspettative, però ho detto ci provo comunque. Sono partita cauta e al decimo mi sentivo bene, ho aumentato un pochino e è finita con il personale, quindi cioè, oltre ogni aspettativa. Ora non lo so, devo mettere i punti sulle i per quello che farò più in là, perché ecco, rientro da un infortunio, quindi non ho fatto programmi finora, quindi questo personale mi porta a guardarmi intorno e vedere quello che posso fare di buono quest'anno dopo questo periodo di lockdown, in cui tra l'altro vengo da infortuni, quindi è tutto da programmare. Ho iniziato con calma perché comunque avevo l'ordine di andare, di fare un allenamento in gara a 3:15. La prima parte l'ho gestita bene e poi la seconda parte ho dovuto correre un po' più forte perché ho visto un ragazzo italiano davanti e volevo arrivare primo, quindi ho corso un po' più forte dell'ordine del mio allenatore, insomma. E cosa stai preparando? Sto preparando 10.000 su strada del 10 ottobre a Forlì, e quindi oggi è una gara di passaggio. Una bellissima gara in questo campionato italiano di mezza maratona master, condizioni atmosferiche erano abbastanza buone, la gara è stata diciamo abbastanza dura nonostante tutto, io mi sono ritrovato da solo già subito dopo il via perché gli atleti africani sono andati via e gli altri ce l'avevo parecchio dietro, però mi sono divertito, ho spinto, ho avuto qualche piccolo problemino fisico a metà gara a livello di piedi, però sono riuscito a tenere il mio passo e alla fine sono soddisfatto di aver portato questo titolo alla mia società, a T-Running, e quindi lavoriamo per questo, tutta la squadra è forte e mi spinge a dare il meglio. Ho fatto una gara bellissima per me, che sono appena arrivata in Italia da una settimana da vivere per 3 anni e studiare e allenarmi bene a Siena. Allora oggi è la mia prima gara qua e mi sono divertita tanto, ho fatto il personale. E sono contentissima che la gente mi hanno aiutato tanto, hanno tifato per me, mi hanno aiutato a correre al mio più forte oggi. E allora Fabio, diciamo, stiamo completando un pochino questa giornata di sport, di questa
22esima edizione della Maratona Città d'Arezzo, una gara che quest'anno ha visto anche la presenza del campionato italiano master di mezza maratona. Arezzo ancora si presenta, l'anno scorso campionati italiani di atletica leggera su pista, quest'anno sempre master, quest'anno quella di mezza maratona. Quindi diciamo è un po' una piazza che bene o male si ripete nel tempo. Beh, abbiamo visto il finale, le interviste anche della ragazza inglese e della Silvia Tamburi, che sono state due protagoniste positive al femminile, perché la ragazza inglese, lo dicevete prima, 1:12, molto interessante anche in prospettiva, visto che poi si allenerà a Siena, quindi sarà facile ritrovarla a volte nelle nostre gare in Toscana. E poi gli amatori, in questo caso la Silvia Tamburi, che va al suo personale, la ragazza dell'Atletica Avis Perugia, prima nella gara Fidal Master, 1:19:30, che è un signor tempo, si vince credo 40. Non so quante maratonine in giro per l'Italia. Per completare, sarebbe bello ricordare tutti i vincitori delle varie categorie, sono tantissime, ma noi lo faremo credo solo sulla società, solo dire anche Umberto Persi, tempo di amatore, per modo di dire, 1:07:31, certo. Magari si vince molte mezze maratone anche con questi tempi così, quindi diciamo che anche i master come Persi, come Conti, come Rutigliano, come anche Bugli e poi ancora Ricatti, insomma, ecco, sono personaggi che hanno fatto diciamo dei buoni risultati, che al tempo stesso sono già dei campioni ex nazionali, ma sono campioni anche delle, diciamo, dei master futuri, quindi non sono più i master di una volta in cui erano persone che ormai facevano quel ritmo normale, qui sono master di un certo livello, almeno fino a 40-45 anni. Ci sono atleti che viaggiano addirittura dai 3 ai 3:15, insomma, voglio dire, quindi tutto sommato non ci sono problemi. Ecco, una cosa che ho notato positiva, che quasi tutte le categorie erano presenti gli atleti anche in zona premiazione. Di solito quando arriviamo nelle zone premiazioni, perché abbiamo riempito tutti i podi, esatto. Potremmo dire così. No, c'è da dire, a volte è molto difficile fare un'operazione. Le premiazioni sono state fatte, mi sembra, sono iniziate alle 11:30, quindi proprio la gara non era quasi terminata che le premiazioni sono iniziate, quindi è stato molto più facile avere gli atleti lì. Molte volte capita che dici la premiazione le facciamo alle 14 e poi non c'è più nessuno. Qui sicuramente le due società principali, Atletica Paradico e gli altri nostri amici del Casone Neceto, che erano le due società, diciamo così, da fuori regione, le più organizzate, che sono scese in strada a Arezzo. Quindi allora, dobbiamo dire che nel settore femminile Atletica Paradico ha vinto, però lotta serrata per il secondo posto tra Atletica Faenza 85 e l'Atletica Noceto. Quindi c'è uno spazio addirittura di pochi punti, quindi è stata una cosa veramente lotta serrata tra la seconda e la terza. Diciamo l'Atletica Paradico ha vinto con un margine di vantaggio in più. Nel settore maschile ha bissato il successo di quello femminile, sempre l'Atletica Paradico, però al secondo posto la Polisportiva Pulciano è entrata quasi prepotente all'interno, scalzando quasi la Trek and Field di Grosseto, che potevano essere... Loro erano venuti qui per vincere, anche gli amici di Grosseto, perché hanno una squadra molto forte anche loro. Da noi ci è mancato un pochino di atleti. Qualche pedina importante anche a noi, quindi non è forse difficilmente saremmo stati in grado di poter battere l'Atletica Paradico, però ci si poteva provare. Cioè, in condizioni diciamo normali potevamo essere anche in grado di poter raggiungere anche questo risultato. Quindi direi che comunque sia la Toscana nel settore maschile, seconda e terza. Nel settore femminile diciamo è stato a vantaggio della Romagna e della Lombardia in questo caso, quindi queste società sono anche forse più strutturate, sono venute anche in numero maggiore a partecipare a questa. Sì, molte volte a questi campionati italiani hanno partecipato anche le società del sud, questa volta non c'era. Ma effettivamente c'è stata questa difficoltà qui, cioè di solito dalla Campania, dalla Puglia, venivano atleti diciamo particolarmente agguerriti, anche società strutturate, insomma, probabilmente questo è che siamo in un periodo anche che ricominciano tutte le maratone, le mezze maratone, le gare cioè è concentrato, anche se non ce ne sono tante, però dopo c'è una scelta anche così mentale di accedere più a quella manifestazione. Come dicevi prima te, a Berlino ce n'erano di più italiani perché hanno fatto ormai un programma a suo tempo, la maratona città d'Arezzo e il campionato italiano è stato deciso a fine giugno, quindi è chiaro che sono anche quelle iniziative che la federazione ha un pochino
diciamo un pochino certo, bloccato un po' anche questa certi, gara deve certo. essere stata fatta da piedi a Numana no, per il periodo che era non è stato possibile farla, quindi hanno ripiegato su un'altra richiesta, la richiesta l'avevamo fatta noi e... Quindi diciamo comunque è una ripartenza in questo momento ecco, questo dobbiamo accontentarci, qui continuiamo a vedere le premiazioni ma continuiamo a vedere anche tanta gente che era presente a Arezzo, quindi ringrazi sicuramente esatto. il comune, i cittadini. Visto, ecco, che è stato presente anche alla premiazione, è stato presente l'assessore allo sport del comune di Arezzo, il presidente, il ufficiale provinciale del CONI, Melis, il presidente regionale della FIDAL, diciamo, Alessandro Alberti, insomma... Quindi anche questa presenza qui è importante, quindi direi ringraziare le autorità e poi anche la Polizia Municipale, ma soprattutto i volontari della Racchetta, i volontari della Polisportiva Policiano, la Croce Bianca, i due medici di Rigutino, i due medici Verni e Baldassarre, insomma ecco, quindi se si tutta riesce, la squadra, se diciamo si riesce così. A fare queste manifestazioni è grazie anche alla collaborazione di tutti, quindi grazie e ovviamente l'appuntamento per la Maratona Città d'Arezzo al prossimo anno, che non so, torneremo all'ultima domenica di ottobre, speriamo anche con il cuore in corsa, con le scuole e con diciamo gli appassionati della camminata. Grazie a Fabio Fiaschi, Moreno Sinatti e Fabio Sinatti. Vi salutano, appuntamento alla prossima manifestazione che ci sarà, penso, a breve, sempre sui nostri diciamo, canali di Podismo TV.